Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What a Lettina Day, cosa mangio in un giorno. Oggi vi do qualche idea sulle vostre colazioni, sui vostri pranzi, cene, snack, tutte molto semplici e veloci. Allora, partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi vi propongo queste crepe al cacao con frutta caramellata al di sopra. Molto semplice da preparare. La prima cosa che dobbiamo fare è preparare la frutta, in questo caso la pera. La tagliamo a dadini e la disponiamo dentro una pentola con un cucchiaio di zucchero di canna, un po' di limone per non farla annerire e la mettiamo sul fuoco fin quando si sarà cotta e ben caramellata. Nel frattempo in una ciotola metto tutti gli ingredienti che mi serviranno per la crepe. Procedo appunto cuocendo la mia crepe normalmente su una padella antiaderente. Se non riuscite a girarla, come spesso capita anche a me, io faccio così, la piego a portafoglio. Quindi la faccio stare un po' di più sotto in modo tale che si cuoce anche sopra e poi la piego. A questo punto, quando la crepe sarà pronta, vado a metterci sopra la mia pera caramellata e un po' di sciroppo di agave. Ecco una colazione buonissima, veloce da preparare, che secondo me è adatta anche ai più piccini. Per pranzo ho preparato invece un timballo di pasta, quindi anche questo è molto veloce da fare. Cuocete la pasta in acqua salata, nel frattempo tagliamo anche la nostra zucchina, in questo caso io taglierò una zucchina abbastanza grande, la vado a mettere all'interno di una pentola con un po' di olio, se volete anche uno spicchio di aglio e un po' di sale. Quando la zucchina sarà cotta andrò ad unirla alla pasta che avrò scolato della sua acqua e ci metto all'interno anche dei cubetti di prosciutto cotto, due cucchiai di Philadelphia, potete in questo caso mettere la besciamella se vi piace, e un po' di mozzarella. Metto il tutto all'interno di una terrina e metto in forno a 180 gradi circa per una trentina di minuti, insomma, quando comunque si sarà creata la crosticina. Come snack vi propongo questi brownies con gli arachidi salate e un po' di caramello sopra. Allora, prima di tutto mettiamo il cioccolato fondente all'interno di una ciotola con il burro. Questi due andranno sciolti insieme a microonde o a bagnomaria e quando saranno completamente sciolti li lasciamo raffreddare qualche secondo, poi ci mettiamo le nostre tre uova, mescoliamo velocemente e poi aggiungiamo le farine, in questo caso il cacao e la farina 00. Ovviamente mettiamo anche lo zucchero, mescoliamo bene e infine mettiamo anche le arachidi. Io utilizzo le arachidi salate perché andrà a creare un contrasto con il caramello. La ricetta del caramello, ragazze, ve la darò nei prossimi giorni. Ho preferito farvi un video a parte per spiegarvi passo passo come si fa. A questo punto mettiamo il composto all'interno di una teglia rivestita di carta forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Sono molto veloci da fare i brownies e io li adoro. Quando ho voglia proprio di cioccolato li faccio spesso. A questo punto, quando sarà freddo, andiamo a tagliare i nostri quadrotti e poi andiamo a cospargere con il caramello, oppure se preferite con dello zucchero a velo, anche se sono buoni anche così semplici. Per cena ho fatto il clafoutis salato. Avete presente quel dolce francese con le ciliegie? Ecco, è questo, solo che nella versione salata con i pomodorini. Molto semplice da fare e ottimo come cena. Allora, andiamo a mettere in una ciotola le tre uova insieme a un pizzico di sale, pepe macinato, ci mettiamo anche del basilico fresco. Io esagero col basilico perché mi piace tantissimo. E mettiamo anche due cucchiai di olio d'oliva, 250 g di latte scremato, mescoliamo bene e poi ci aggiungiamo anche la farina. È molto simile ad una frittata, solo che contiene appunto la farina. Ci mettiamo anche il parmigiano
prendiamo la nostra teglia sempre con carta forno, ce lo versiamo sopra e poi ci disponiamo anche i pomodorini tagliati a metà. Ci metto anche un pizzico di origano e inforno tutto a 200 gradi per 25-30 minuti. E la nostra cena è pronta, come avete potuto vedere è davvero semplice e anche molto veloce. Allora ragazze, questo era tutto, come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche idea. Io aspetto i vostri commenti, nel frattempo vi aspetto anche sul mio Instagram, mi trovate con il nome Le Ricette di Jennifer. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!